Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare un piccolo video chiacchiere in cui vi parlo appunto del mio intervento al naso. Visto che negli ultimi video ho tirato in ballo tanto questa cosa, volevo un attimino spiegarvi cosa mi era successo e perché ho dovuto fare un secondo intervento. Allora, iniziamo dal principio. Allora, a marzo del 2016, quindi già più di un anno fa, cosa mi è successo? Un giorno mi faceva male il dente e mi è venuto un ascesso talmente, cioè un male del genere, veramente non l'ho mai provato, anche a prendere pastiglie, che ho fatto una notte a non dormire, e il mattino dopo appunto mi sono svegliata con mezza faccia gonfia, come se mi avessero veramente menato, cioè facevo paura, e niente, praticamente quel dente lì, che è un molare, il penultimo in fondo in alto, a destra, cosa è successo? Io una decina di anni fa circa l'avevo devitalizzato perché mi si era rotto, stavo mangiando, mi si era rotto e probabilmente c'era della carie, ok, quindi ho dovuto devitalizzarlo. Me l'hanno devitalizzato, ho rimesso una capsula e niente, sono andata avanti tranquilla per una decina d'anni senza problemi. Quando appunto a marzo dell'anno scorso mi è uscito questo ascesso, quindi passato l'ascesso il dentista poi ha estratto il dente e mi è rimasto il buco, ecco. Avrei poi dovuto fare un impianto, però cosa è successo? Che nel frattempo io mi sentivo molto intasata al naso e soprattutto una cosa strana, io sentivo puzza, cioè nel mio naso sentivo la puzza, però non era esterna, era proprio dentro di me. Al momento, sai, uno magari non ci fa tanto caso sta cosa, dici boh, magari raffreddore, che però siccome questa cosa era successa al papà di un mio collega, di una mia collega, praticamente che lui aveva avuto, lui aveva questo raffreddore, continuava sempre a avere raffreddori e sentiva appunto puzza del naso, poi era andato a farsi vedere, così praticamente avevano dovuto operarlo perché aveva avuto una sinusite mascellare. Quindi io, già sapendo questa storia che aveva avuto il papà di questa mia amica, quando ho iniziato a sentire la puzza nel naso mi sono anche un po' spaventata, perché ho detto cavoli, non avrò anch'io la stessa cosa che è successa al papà di Ilaria. E allora niente, comunque ho esposto questo problema al mio dentista dicendogli che io iniziavo a sentire puzza nel naso, l'ho riferito appunto che il mio e già il mio dentista mi dice guarda che probabilmente hai una sinusite mascellare, quindi dovuta al dente, perché comunque quando ti devitalizzano utilizzano dei materiali che col tempo può andare a infettarsi. Niente, sono andata dal mio medico, anche lì gli ho ripetuto la storia, il mio medico di base è anche dentista, quindi anche lui mi ha detto guarda che probabilmente sì, è come ti diceva il tuo dentista, è una sinusite, e mi hanno mandato dall'otorino. L'otorino che mi ha visitato ha confermato questa cosa e niente, mi hanno fatto fare quindi un TAC di verifica. E dalla TAC appunto si è vista questa infezione, quindi il cattivo odore che io sentivo nel naso era dovuto a questa infezione. E purtroppo l'unico metodo per combattere questa cosa era un intervento chirurgico. Quindi io a maggio del 2016 sono stata messa in lista per l'intervento, che doveva essere intorno a settembre. Quindi arriva settembre, passano quindi dei mesi, io ovviamente continuavo a avere questo fastidio, nel senso che io mi sentivo intasata, però quando soffiavo il naso non usciva niente, quindi cioè, ti senti intasata e non riesci neanche a liberarti, veramente una sensazione bruttissima. Poi veramente continuare a sentire questo cattivo odore nel naso era una cosa fastidiosa. Niente, insomma, arriva settembre, non mi chiama, l'ospedale non mi chiama, passano i mesi così. I primi di gennaio ho provato a chiamarli, ho detto guardate che io sono in lista, stavo aspettando appunto che a settembre mi chiamaste, e niente, mi dicono no, guarda, verifichiamo, le faremo sapere. Passano 3-4 giorni, non li ho più sentiti, mi richiamano finalmente per fare il pre-ricovero. Quindi il 16 gennaio, mi passi, il 16 gennaio ho fatto il pre-ricovero e nel pomeriggio poi mi hanno chiamato dicendo che appunto si era liberato un posto e il giorno dopo potevo andare su per l'intervento. Quindi il 17 gennaio sono andata in ospedale, sono stata operata in anestesia totale. Diciamo che avevo tanta fifa, perché comunque io ho fatto soltanto un intervento in anestesia totale e vi parlo di un intervento nel 1997, che avevo 14 anni.
un intervento che ho dovuto fare per la riduzione di una frattura mandibolare, perché nel 97 ho avuto un incidente stradale in macchina con mia mamma e mia sorella e mi ero fratturata la mandibola, quindi anche lì. Però sa, essendo sotto il trauma dell'incidente, cioè per, solo per dirvi che non mi sono neanche accorta che lì il pronto soccorso mi avevano rasato i capelli per mettermi i punti, perché io avevo appunto un taglio in, anche un taglio in testa, cioè ero talmente, non so, balorda o non so, anche il male che magari avevo di per sé, che diciamo che non ho molti ricordi. Ricordo soltanto quando ero in sala operatoria che mi, prima di addormentarmi, che i dottori, siccome era successo a giugno, parlavano di ferie con la radiolina, vabbè. L'unico ricordo che ho, diciamo, di quell'intervento. E niente, stavo dicendo, quindi il 17 di gennaio entro in, in ospedale, vado in sala operatoria, anche qui ero abbastanza agitata, non mi hanno fatto la preanestesia, quindi non, ho, non mi hanno fatto l'iniezione, ma mi hanno dato delle gocce di Valium. Infatti bevuto quello, ti senti veramente rilassato. Vabbè, arrivo in sala operatoria, quando arrivi ti mettono dal tuo letto, ti mettono su tipo un tappeto, come si può dire, tipo quelli della cassa del supermercato, che ti, ti sposta sul, su un altro lettino all'interno della sala operatoria. Arrivo in presala, nella presala intanto mi, mi inseriscono l'ago per poi mettere la flebo e tutto. E niente, sono lì in presala ad aspettare che finiscano una ragazza che stava, che era sotto i ferri, diciamo. E niente, sento quando iniziano a chiamarla per svegliarla, l'hanno chiamata una, due, tre, un sacco di volte. Io nel frattempo ero lì che dicevo, Figaro, avevo una paura, perché ho detto, cioè se mi chiamano, cioè se non riesco a svegliarmi, così. E niente, poi ho sentito che la ragazza appunto si svegliava, però si agitava tutta, no? E gli infermieri dicevano, stai tranquilla, respiri, respiri. E lì mi sono un attimo spaventata, perché ho detto, cavolo, se quando mi svegliano non riesco a respirare, c'è una sensazione bruttissima. Quindi ho detto, no, devo stare troppo concentrata, quando mi chiamano devo respirare. Perché poi questa cosa era successa anche a mio papà quando era stato operato, che lui dice che quando l'avevano svegliato non riusciva a respirare, e fa la cosa più brutta del mondo, quella di sentirsi soffocare. Quindi un po' la mia paura era quella. Vabbè, niente, tocca a me, finalmente entro. L'anestesista prima mi mette la mascherina d'ossigeno, mi dice di fare i bei respiri e poi mi dice adesso le sto per iniettare il liquido e sentirà, si sentirà un po', come si dice, sentirà delle del formicolio in tutto il corpo. In effetti appena ha detto quella frase ho sentito veramente un formicolio e volevo dirgli sì, sto sentendo un formicolio, ma cioè non sono neanche riuscita a dirlo perché poi mi sono proprio addormentata. E niente, finito l'intervento, ho sentito che quando mi hanno chiamato, adesso io non so se mi hanno chiamato diverse volte e io quando ho sentito, diciamo l'ultima volta, ho aperto gli occhi, so che io mi sono sentita chiamare una volta e proprio appena aperto gli occhi mi ricordo che la prima cosa che ho fatto è respirare. Sì, mi hanno fatto l'intervento al naso, infatti avevo un tampone solo perché il mio problema era a destra, quindi avevo il tampone a destra e quindi con la narice sinistra riuscivo a respirare. E niente, appena aperto gli occhi all'inizio vedevo tutto appannato, poi vabbè la vista è tornata a posto, sono salita in camera, ho praticamente dormito tutto il giorno, non ho neanche avuto problemi di nausea né niente, a parte solo una volta di notte perché mi ero presa il cellulare, stavo guardando un po' i messaggi che avevo ricevuto, probabilmente prendere il cellulare e guardarlo mi ha fatto venire, mi stava venendo da vomitare, il che ho chiamato l'infermiera che mi dice fai i bei respiri, mi ha messo una traversina, invece facendo i bei respiri, ok, mi è passato e niente. E niente, diciamo che la cosa più brutta di questo intervento è stata il tampone, perché quando entro il tampone veramente un mal di testa, tutta la parte qua a destra mi faceva malissimo, però una volta tolto il dolore è passato. Ecco, il dolore però è stato togliere il tampone, cioè io non pensavo, ma mi ha fatto male. Vabbè, comunque tolto quello, basta. Poi mi sono fatta una bella settimanina a casa in convalescenza, tra antibiotici, lavaggi nasali, ecco perché poi la cosa fastidiosa è iniziata con questi lavaggi nasali. Praticamente attacco questo aggeggio che si chiama RinoWash al... come si chiama? All'aerosol e tutti i giorni devo farmi questo lavaggio nasale. Vabbè, diciamo, abbiamo risolto il problema, siamo a posto. E invece no, una volta al mese comunque avevo la mia solita visita dell'otorino,
ogni volta che mi vedevano c'è ancora tanto pus, c'è ancora tanto pus. Insomma, passa il tempo, il pus c'è sempre, infatti io continuo a scaricarmi perché soffiavo il naso, veramente mi scaricavo tantissimo. Ecco, la cosa positiva è che finalmente mi scaricavo, perché praticamente con l'intervento loro cosa hanno fatto? Sono andati a rompermi un po' di osso, diciamo, hanno creato un buco di modo che si scaricasse tutta l'infezione. Ho fatto anche cicli di antibiotici sia con l'urino wash che per bocca, ma niente. Al che decidono di farmi una fibroscopia, praticamente mi passano dal naso una cannettina con la videocamera. E cosa è successo? Praticamente mi si è formato del materiale cicatrizzante, cioè sono andate a formare delle cicatrici che hanno richiuso quello che loro mi avevano aperto con l'intervento, quindi l'infezione continuava a esserci e io non riuscivo più a scaricarmi un'altra volta, quindi mi hanno fatto rifare un TAC per vedere la situazione. E dall'TAC comunque, visto che la situazione non era bella ancora, di lasciarmi con l'infezione non potevano. Ecco, un'altra cosa, che appunto io avendo leggermente il setto deviato, non ha neanche questo favorito la cosa, perciò hanno dovuto per forza rifarmi l'intervento. In aggiunta all'intervento che avevano già fatto a gennaio, mi hanno fatto anche la settoplastica, quindi mi hanno sistemato il setto nasale. Ecco, stavolta l'intervento è stato un po' più lungo e l'anestesia presumo sia stata anche più pesante, nel senso che sono entrata, mi hanno fatto la preanestesia stavolta, quindi la punturina sulla chiappa. Quando sono arrivata in sala operatoria, rispetto all'altra volta che sono stata cosciente finché non mi hanno addormentato, praticamente io mi ricordo quando sono arrivata nella presala, quando mi hanno fatto il buco che non trovavano la vena, alla fine mi hanno bucato qua sul polso, e poi non ricordo più niente, cioè non mi ricordo quando sono entrata proprio dentro nella sala, quando mi hanno addormentata, mi ricordo vagamente quando mi hanno svegliata perché cercavo di aprire gli occhi ma non riuscivo, perché probabilmente avevo tipo quando magari un po' di lacrime che si seccano, quindi non riuscivo ad aprire gli occhi. E poi non ricordo neanche il tragitto dalla sala operatoria a tornare in camera. So che a un certo punto io mi sono svegliata perché ero in camera, avevo lì mia mamma, ho dormito anche qui tutto il pomeriggio. Stavolta però sono stata un po' male, nel senso che spesso mi venivano queste scalmane, quindi mi veniva addosso un calore e come se mi venisse da vomitare. Finché poi a un certo punto, adesso non ricordo bene se sono state le 6 di pomeriggio, ho proprio rigettato l'anestesia, ho tirato su, ecco, io per sdrammatizzarla, infatti c'era la mia mamma tutta spaventata, ho detto, ho fatto un po' l'esorcista, insomma, ho tirato su un po' di roba. Però diciamo che dopo l'anestesia, vabbè, mi hanno fatto poi anche una flebo di Plasil per le nausea, così, però dopo aver vomitato stavo meglio, cioè non ho più avuto queste vampate di calore, quindi sono stata meglio, ho dormito comunque tantissimo e diciamo che anche il giorno dopo è stata una giornata un po' di riposo, insomma. Ecco, l'unica cosa è che avevo proprio il naso tappato da tutte e due le parti, quindi ho dovuto respirare con la bocca. Fortunatamente non mi si è seccata la gola né niente, probabilmente perché comunque non c'era un clima umido anche in ospedale, comunque c'era l'aria condizionata e quindi non mi si è seccata la gola né niente, fortunatamente. E niente, il giorno dopo l'intervento, dalla narice sinistra, che io pensavo di aver dentro un tampone anche lì, invece avevo solo delle garze, quindi quelle me le hanno tolte subito il giorno dopo l'intervento. Mentre il giovedì, quindi sono stata operata il martedì, il giovedì mattina mi hanno tolto il tampone e mi hanno dimessa. Avevo una fifa perché mi ricordavo del dolore provato a togliere il tampone, però stavolta non mi ha fatto male. Non so se perché, praticamente avendo fatto anche la settoplastica, mi hanno inserito delle lamine in silicone che dovrò togliere questo venerdì, quindi magari non so se quelle hanno protetto, quindi non mi ha fatto male come l'altra volta togliere il tampone. Vabbè, meglio così. Adesso vediamo, sono un po' agitata per queste lamine,
L'otorino mi ha detto che non è niente, non fa male, sono solo ancorate con un punto, quindi dovrà togliermi il punto e vediamo come si sfileranno queste lamine. Vabbè, non voglio pensarci, quando sarà il momento ci penseremo, ecco, perché sennò mi agito. E niente, quindi adesso sono a casa in malattia, vabbè, lunedì riprenderò anche andare al lavoro. L'unica menata è che adesso ho 3 volte al giorno i lavaggi nasali, poi devo mettermi questo unguento perché ovviamente avendo dentro dei corpi strani nel naso mi ha dato questo unguento antibiotico. Sto bevendo l'antibiotico, quindi con tutti gli effetti collaterali, mal di pancia, sto prendendo anche i fermenti lattici. E l'unica cosa, nota negativa, è che non riesco a soffiarmi il naso, infatti c'ho proprio il naso tappato, però non riesco perché... Vabbè, adesso comincia a diminuire, però al tatto fino a ieri mi faceva male. Anche a lavarmi faccio fatica, a lavarmi la faccia, la parte del naso farlo piano perché mi fa male. E niente, l'unica cosa è questa, che non riesco a soffiarlo perché... Cioè, rispetto all'altra volta che poi una volta tolti i tamponi di dolore non ho più sentito, stavolta il naso mi fa un po' male. Vabbè, portiamo pazienza, per il momento, a parte che sento poco anche i sapori, gli odori, così, però sembrerebbe che il cattivo odore che sentivo non lo senta più. Cioè loro con questo intervento mi hanno, diciamo, tolto quelle che erano le cicatrici che si erano formate, riallargato un pochino di più il buco, sistemato il setto, quindi adesso dovrebbe andare molto meglio, speriamo. Intanto a schiacciare qua dove io prima... Diciamo che quando avevo l'infezione schiacciavo, sentivo un po' indolenzito, ora non sento niente, quindi potrebbe essere anche una cosa positiva. Adesso stiamo a vedere venerdì appunto quando andrò a togliere le lamine, se riuscirò anche a soffiarmi il naso, se comunque sentirò ancora per un periodo il cattivo odore, perché vabbè, l'infezione magari ci vuole un attimino prima che vada via del tutto, e vediamo anche cosa mi diranno Torino. Niente, ho voluto condividere questa mia piccola esperienza. Credo comunque che l'impianto qua dove avevo il buco, cioè dove ho il buco ormai, insomma, credo che lo lascerò così, anche perché tanto non si vede che mi manca un dente, non mi dà problemi a masticare e sinceramente piuttosto che andare a fare qualcosa che si sa mai, che mi riprovochi una roba del genere, preferisco star senza, chi se ne frega. E niente, sì, comunque, ecco, c'è da dire che non è che quello che mi è successo è colpa del dentista che ha fatto un cattivo lavoro, quello assolutamente no, anche perché il mio dentista è bravo e mi sono sempre trovata benissimo, mi ha sempre fatto dei lavori perfetti. È successo, può capitare, anche il fatto che mi si sia cicatrizzato, me lo diceva l'otorino, è raro, è difficile, ma capita, io sono stata sfigata, poi anche il fatto che il setto era deviato, quindi diciamo lo spazio era poco, diciamo che sono tutte cose che hanno contribuito a questo doppio problema. E niente, spero di avervi un attimino chiarito, visto che comunque vi avevo accennato dei miei problemi, non è niente di grave, e niente. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!